Beh, penso che Di Venanzio veramente è stato il primo dopo una guerra che veramente ha massacrato il paese attraverso i suoi film. Io ricordo, non ero ancora nato probabilmente, o ero appena nato, però quando soltanto all'età di 6 o 7 anni l'uscita del film di Rosi, il bandito Giuliano. E quel bianco e nero, come, ecco, giunto spettacolare, e rimasi talmente emozionato, talmente colpito, che probabilmente è uno di quei film formativi che poi si decide anche una carriera come la sua, una carriera o una scelta. Mi ricordo quei notturni bianco e nero di questi lampioni che sotto il lavoro, no, il vento che batteva questa Sicilia mai vista, non folcloristica, ma molto amara, una strepitosa fotografia, strepitoso film, ecco là, insomma, per cui sono felice e contento di essere qui a festeggiarlo. Per me è un sogno. Quando ho cominciato questo percorso, che è iniziato col Centro Sperimentale, Gianni Di Venanzio era un nome mitico e lontano. Certo. Sapevo di questo premio già da allora, non immaginavo mai di trovarmi un giorno a riceverlo, quindi veramente sono felicissima, vi ringrazio. Io sono particolarmente felice di essere madrina di un premio così, perché mio marito era direttore della fotografia, Cristiano Pogani, figlio di Gabor Pogani, peraltro premiato qui con un esposimetro d'oro. E quindi io ho vissuto, diciamo, sentendo la luce con mio marito, vedendo mio suocero, vedendo mio marito illuminare i set, capire che un passo più avanti ti fa perdere quella striscia di luce sotto l'occhio. Infatti tutti mi dicono: come sei brava a prendere le luci, vabbè, forse ho poco merito. Per cui sono proprio nata col vizio, con la buona abitudine, che una luce dà l'emozione, dà il colore, dà la tinta di una scena.